ragazzi, ben trovati qui sul canale Granas. Noi siamo i Granas, voi siete i Granas. Io sono tutti i Granas. Daryl. E tu sei Xenic. Siamo tutti i Granas perché voi fate noi, noi facciamo... Ma la lasciamo perdere. Fuck. E sì, siamo sessualmente attivi. Non c'entra nulla, non so cosa sto dicendo. E quindi passiamo subito alla prima domanda, che è di Gaia Cardinali. È molto figa questa domanda. Se aveste la possibilità di vivere la vita di un personaggio di un film, chi scegliereste? Bella. Questa è una delle domande veramente fighe che ci stanno, sì. Cioè, è una delle domande più fighe che ci abbiano mai fatto. Perché è una domanda che, cioè, sviluppa quel certo senso di... Cioè, riesci a capire una persona tramite questa domanda, capito? Quindi, capito, la psiche del mondo e del... universo, esatto. La capisci attraverso la domanda della risposta. Infatti tu chi viveresti? Tu Interstellar, no? No, io già lo sai che mi hai messo già, ero convinto su una cosa, ma ora mi hai messo il dubbio. Vabbè, vai. Vabbè, comunque io Jumper. Cioè, io sinceramente Quello di Jumper perché, cioè, è figo. Cioè, è veramente figo. Può non essere super intelligente o scoprire la meccanica quantistica di un buco nero, però porca puttana, è veramente figo. Cazzo, puoi andare ovunque, basta, finisce là così. Puoi fare quello che cazzo ti pare. Può essere pure quello di Interstellar, ma io chiudo l'occhio e ci sto in super capito, cioè, capito? Sti cazzi. Quindi, Jumper tutta la vita. Invece io vivrei la vita di Bradley Cooper in Limitless, che è veramente figa. Non puoi andare dove vuoi. No, non posso andare dove voglio, ma posso fare qualsiasi cosa voglio fare. Cioè, nel senso, posso essere chiunque voglio. È quella la differenza. Se io decido di essere un coglione, sono un coglione. Se decido di essere intelligente, sono intelligente. Perché, per chi non ha visto Limitless, guardatelo. Prendete con una pasticca, diventi super intelligente. Ma non è che diventi super... No, ecstasy, Cioè, pasticca di ZT1. ZNT, NZT. NZT. ZTL. ZTL. Vabbè, comunque l'NZT pensa di fa usare il 100% del cervello, mentre noi adesso normalmente usiamo il 10% soltanto, perciò diventa 10 volte più intelligenti come sei adesso. E si vede lui che praticamente da essere un barbone riesce quasi a diventare sfidatello scrittore. Diventa un candidato al presidente degli Stati Uniti praticamente a fine video. È molto figo perché comunque lui fa i soldi, diventa miliardario perché qualsiasi cosa... spoilerato tutto il film. Sì, qualsiasi è cosa finita. Qualsiasi cosa fa, lui diventa spoiler, occhio, che già sono stati fatti. Vabbè, comunque qualsiasi cosa lui fa gli riesce. E questa è la cosa bella di Limitless. Però ora Bonnie Diana, fuck. Descriveteci la vostra più grande figura di merda della vostra. Grande. Non sarà la tua più grande di merda della. No, però è molto recente. È molto tipo di ieri. È di ieri. No, di sabato. È di sabato. È di sabato perché in pratica questo testa di cazzo. Non è The Sabbath, era venerdì comunque. Questo testa di cazzo gli viene... cioè siamo scesi, non so che cazzo dovevamo fare. Vabbè, siamo scesi, siamo tornati a casa. E gli è venuta voglia di cocomero. Quindi torniamo al supermercato. Abbiamo preso i cocomeri mini, che non erano quelli grossi, erano quelli mini, quindi quelli comunque piccoletti. E me l'ha messi... cosa ambigue. Me l'ha messi in mano, ma uno me l'ha messo male. E io ho tipo fatto un passetto di danza per cercare di ripiarla e mi è cascato per terra davanti a tutti e siamo scoppiati a ridere. C'era la donna che per stava... mezz'ora. La donna del pesce che che gli abbiamo messo in mano qualcos'altro che ha pulito tutto. Che ha pulito tutto. Intanto mentre la donna puliva il per terra il pesce, c'è stava lui che continuava, ha preso un altro cocomero e continuava a bussare e capisce la porta. E lei mi fa, risponde, fatti i cazzi tua. Io ho detto, bussa. E lei ha detto, ti ha risposto almeno. E vabbè, avevamo già tagliato. E io ho detto, pensa a pure il pesce, non per cazzo a me. Esatto, quindi... Che la frutta è un'altra cosa. E lui continua a bussare su sto poi davanti alla cassa, ma senti se è buono, perché io non so buono. E quindi davanti alla cassa, sempre a bussare sti cocomeri di merda. La mia più grande fiore di merda invece, l'ho già detta su un fuck sempre, però ve la ridico. Allora, veramente, stavamo a Romix, e l'ho fatta proprio in ambito YouTube. Stavamo a Romix e si avvicina uno YouTuber che aveva la maglietta di un canale, diciamo un canale community che ormai è morto. Praticamente non caricano quasi più video e hanno perso quasi tutti gli iscritti che aveva. Non starò a dire qual è il canale per rispetto. Comunque gli faccio: oh, ma perché stai con la maglietta di... Lui mi fa: è perché io faccio parte di... E io dico: ah, no. Per i brand ho cercato di dire: ah, ma perché si sa, ormai è morto. E quindi, volendo chiudere la figura, l'ho fatta ancora più di merda, praticamente. Comunque così non rende perché non c'è il... E lui mi fa, lo so, però...
E da là siamo andati. Siamo andati via. E non l'ho più visto poi. Fortunatamente. Pietro Faraone ci fa un'altra domanda veramente tanto figa. Cioè, che è sì, tipo... questo è il fuck delle domande fighe. Sì, ci fa: mettete insieme delle caratteristiche di alcuni youtuber per farne uno perfetto. E qui è tipo il calciatore perfetto di Sacchi. Allora, la mia minchia. Ah, io voglio. Fuck the police coming straight from the underground. A young nigga got it bad cause I'm brown. La costanza di Stepney. La professionalità di Just Ron. Incredibile. Lo stile di Frax. L'originalità di Dread. L'elicottero che passa. Di Victor Hugo Nico, che si è perso e qualcuno ha visto. L'editing di Favij, l'irriverenza di Anima e l'intro di Zamp. Matteo Polzella ci chiede: mamma, porca puttana, ma perché so così bianco? Non ha messo fuck, questa cosa non va bene. Quali sono i vostri progetti per le vacanze estive? Per queste vacanze. Aspetta, estive. No, leggiamo tipo a metà. Vai. Quali sono? Non ho capito. Quali sono i vostri progetti per queste? Allora, facciamolo tipo reazione a catena. Quali sono i vostri progetti per queste vacanze estive? Calabria! Veniteci a trovare. Dal 2 al 16 siamo in Calabria. Esatto. Perciò non vi diciamo dove, ci dovete trovare voi, no, non è vero. Siamo sì, vicino Tropea, a un paese che si chiama Nicotera. Marina. E niente, speriamo lì di fare anche qualche video carino che ci abbiamo già in mente di fare anche con Frax. Esattamente. E quindi questi sono i nostri progetti. Rilasciarci un po'. Vi abbiamo lasciato rilasciarci. Vi abbiamo lasciato un video per ogni giorno. A parte il 15 che è Ferragosto. Ferragosto, quindi cioè, grazie se ci concediamo un giorno di riposo. E ve l'abbiamo lasciato. E quindi, ragazzi, stiamo facendo un culo assurdo per editarli e registrarli tutti insieme. Supportateci, lasciate un like a questo video. Fate vedere. E soprattutto lasciate un like, perché adesso mi collego alla prossima domanda. Che è quella che dice: avete detto che il secondo episodio della cerietta era 15.000 like, siamo a 21, dove cazzo è il video? Allora, semplicemente il video ci sarà, arriverà, però quando ricomincerà a fare un po' di freddo, perché praticamente noi abbiamo fatto l'errore di farlo quando stava per cominciare il caldo, perciò abbiamo fatto la cerietta e per un mese abbiamo dovuto girare con i pantaloni lunghi perché era brutto vedere la ghiaccia, sembrava che eravamo malati, e quindi non vogliamo rifare questo errore e quindi dover girare ad agosto con la cerietta, perciò verso ottobre, novembre, settembre, ottobre, quando ricomincerà a far freddo, la faremo e ci sarà. Tranquilli, ci sarà. Comunque, ragazzi, questo video è finito. Speriamo vi sia piaciuto questo fuck. Lasciamo 10.000 like perché ci sta, perché siamo in vacanza. Fateci tornare dalla vacanza e vedere che questi video sono andati benissimo. Noi speriamo che ci siete, non siete anche voi in vacanza in questo momento. Dai, Granas, è tutto. E noi ci becchiamo al prossimo video. Come sempre, bella. Ciao.